Un bacio appassionato, una canzone d'amore e vissero tutti felici e contenti. E questo è l'epilogo di ogni film romantico. Ma quando scorrono i titoli di coda, inizia la vita vera, le abitudini, la famiglia, i problemi e le discussioni di tutti i giorni. Immaginate se ci mostrassero questa parte della storia in Pretty Woman o Notting Hill. Nessuno dei protagonisti riuscirebbe ad evitare i litigi di coppia. Benvenuti! Metti in pratica la psicologia positiva, un podcast per potenziare il benessere e la nostra felicità con Roberta Ardito e Maurizio Sanguinetti dell'Istituto Europeo di Psicologia Positiva. Scopri di più su yep.es/it. Buongiorno Maurizio, come stai? Buongiorno Roberta, bene, grazie. Ma ce li vedi Richard Gere e Julia Roberts discutere su chi butta la spazzatura, chi lava i piatti? Non direi proprio di no, insomma. Vabbè, non è per generalizzare, ma possiamo tranquillamente dire che tutte le coppie del mondo discutono e hanno problemi di coppia e litigano? Possiamo dirlo, direi che nessuno si salva da questa realtà. È una cosa negativa, nel senso litigare, sbagliato o no? Allora, dunque, intanto bisogna chiarire subito il concetto, sì. Ok? Cosa intendiamo con litigare? Discutere o litigare possono essere visti in diversi modi. Possono voler dire tante cose. Se parliamo di uno scambio di opinioni, di un confronto di idee o confrontare diversi punti di vista, non è sbagliato, anzi, è salutare per la coppia. Fa bene la coppia perché in fondo si tratta di una forma di comunicazione. Insomma, non serve soffermarsi su quanto sia importante la comunicazione nella coppia. Di fatto spesso determina se una relazione funziona o meno. Per cui, assolutamente, il confronto serve. Ma quando ci troviamo di fronte ad un semplice scambio di informazioni con annessa un'emozione di collera, quando l'unica cosa che ci interessa è convincere l'altro sul nostro punto di vista o pretendere a tutti i costi di avere ragione, allora sì, questo è sbagliato. La comunicazione è importante? Certo che sì. Pensarla diversamente è giusto? Certamente. Non c'è niente di male, ma quando questo crea conflitti e intacca la vita di coppia può diventare un problema. Ok, adesso ti faccio una domanda che può sembrare banale, ma non lo è. Perché si litiga così tanto? Esattamente, può sembrare una domanda ovvia, ma quando mi trovo a gestire problemi di coppia in studio, ma anche in conversazioni con amici, la risposta non è così ovvia. Se facciamo un passo indietro e siamo sinceri con noi stessi, quindi osservandoci un po' dall'esterno, quando succedono questi litigi un po' più animati, in cui subentrano emozioni di rabbia o collera, solitamente l'atteggiamento con cui ci poniamo nasconde un'unica intenzione. Mi armo di tutte le mie argomentazioni e spavaldo e convinto delle mie idee, penso questa cosa per me è importante, non cederò niente a nessuno, non sono disposto a tutto per uscirne vincitore, insomma, solo ed esclusivamente per sentirci dalla parte della ragione. Quindi siamo bravissimi in questo. Smussiamo e limiamo ogni tipo di informazione per adattarla alle nostre credenze, convinzioni e le nostre, insomma, idee. Ce le cuciamo addosso come un'armatura. Ho ragione io, ovvio che ho ragione io, perché stiamo parlando di qualcosa su cui ho un'opinione precisa e per me è quella, punto. E ci vado convinto anche di un'altra cosa, la realtà che vedo io è quella corretta. Quando uno si pone in questo modo diventa difficile venirsi incontro, qualunque sia l'argomento e qualunque sia il pensiero dell'altra persona, perché si tende a pensare che basterà esporre le proprie idee belle, limpide e chiare, coerenti con il nostro modo di pensare, per avere ragione. Ma ovviamente non è così. Se io la penso così, come può non essere così? Sì, esatto. Quando poi l'altra persona risponde con dei concetti lontani dal mio modo di ragionare, esce dai binari sui quali viaggiavo serenamente, nella mia testa. Quindi mi irrita, mi arrabbio, subentra la collera, perché mi ferisce. Per cui il modo con cui ci poniamo, le convinzioni sulle quali ci appoggiamo fin dall'inizio della conversazione, sono importanti. E su questo io ho imparato ad adottare un giochino abbastanza semplice, ma davvero molto efficace. Questo vale nel rapporto di coppia, ma anche per qualunque tipo di relazione dove può capitare uno scambio di opinioni, quindi amici, colleghi, familiari, davvero ovunque.
Il gioco consiste nel disegnare un 6 su un foglio di carta, ma rivolto verso di me, e appoggiarlo sul tavolo davanti alla persona. Quindi, se ci troviamo uno di fronte all'altro, avremo il numero disegnato esattamente davanti a noi. E chiediamo, che numero vedi qui? Capito. Lui cosa dice? È un 9? Ah, è un 9? O potrebbe essere un 6 o un 9? Perché io da qua vedo un 6. Ok. Chi ha dei due ha ragione? Ecco, sembrerà una cosa stupida, banale, ma se ci pensate è un test favoloso. Questo giochino, che poi è già di per sé un esercizio, dimostra come la realtà che il nostro cervello percepisce viene catalogata in maniera inflessibile dalla nostra mente. E lo fa come protezione per crearsi delle certezze, perché ne sentiamo il bisogno. Ma è qui che noi dobbiamo fare lo sforzo ogni tanto di mettere in dubbio la nostra stessa mente. Io vedo qualcosa e penso che sia così, ma potrebbe essere tante altre cose. Certo. Magari quell'idea così lontana da me, che io reputo sbagliata, forse non lo è. Quindi perché non considerarla? O quantomeno ascoltare chi mi presenta la sua opinione. Certo. Iniziare una conversazione con questo concetto, con questo atteggiamento, è già di per sé un segno di apertura. Un'apertura mentale, perché mi permetterà di capire che quei binari così perfetti e allineati che sono le mie opinioni, sulle quali io viaggio, forse non sono concetti assoluti, ma soggettivi e riferiti alla mia persona. Altrimenti, come succede la maggior parte delle volte, io mi chiudo ai miei ragionamenti, non sono disposto ad ascoltare o a prendere per buone le argomentazioni dell'altra persona, e finisce a grida, a urla e a concludere la discussione con nulla di fatto. Dove io resto della mia opinione e tu della tua, fine. E nessuno si pone nella posizione di dire questo è un 6, ma magari tu vedi un 9. Potremmo fare un elenco degli argomenti sui quali sembra sia molto facile finire a discutere, già, litigare. Già. Ne butto uno qualcuno sì. lì. Gli eventi in famiglia, i pranzi, le cene, le festività, la suocera, tua mamma fa questo, dice quello, i figli, le faccende in casa, io sistemo tutto e tu fai sempre disordine. Tutti, ti ho detto mille volte di non fare questo o quello, ma quali sono effettivamente i motivi più frequenti per cui si litiga? Beh, li hai elencati perfettamente tutti, insomma, tutto ciò che è vivere insieme, quello che condividiamo, insomma, su ogni cosa. Se, come dicevo prima, l'idea di partenza è pretendere la ragione, si finirà per litigare su tutto. Addirittura capita di discutere su argomenti di cui neanche ci interessa più di tanto. O non fanno parte, insomma, della nostra quotidianità, ma solo per il fatto che io ho ragione, finisce in cagnara. Qualunque discorso, insomma, quelli più frequenti sono sicuramente incentrati sulla sfera domestica, ordine, pulizia, i figli, le vacanze, la gestione economica. È un punto che può sembrare paradossale, si discute sul modo in cui si discute. Ed è proprio uno dei motivi principali per cui nascono discussioni. Per questo dico paradossale, cioè ormai si dà talmente per scontato che si discute e si litiga che si finisce a discutere per il come si discute e si litiga. È pazzesco. È incredibile, no? Uno dei miei due o entrambi si sentiranno particolarmente colpiti dal modo in cui l'altro si pone nel momento di rabbia, che diventerà a sua volta motivo per discutere, gettando, come si suol dire, benzina sul fuoco. Il classico sto parlando io, non mi interrompere, o non alzare la voce, tu non capisci niente. Esatto, proprio così. Diventano poi il vero motivo per cui le coppie vanno in terapia. Più che per i problemi in sé, che spesso sarebbero risolvibili, trovando un punto di incontro, di mediazione, è la forma di comunicare che crea più danni in assoluto. E proprio sulla comunicazione ho qui quattro concetti molto forti, importanti, su cui la coppia può appoggiarsi per costruire un rapporto un po' più solido, dove anche in caso di discussione la cosa non vada oltre il semplice scambio di idee o di confronto. Sono quattro pilastri in cui magari potrete ritrovarvi per migliorare la comunicazione con la vostra compagna o compagno. Vai, spara. Uno, le critiche. Non è facile, lo so, ma dire a una persona quello che non mi piace non deve danneggiarla o ferirla, e assolutamente non deve diventare una forma di sentenza. Perché ricordiamolo, non piace a me non è un parere assoluto, cioè se non piace a me. Dire questa cosa fa schifo è diverso da dire questo non mi piace molto. Okay? Due, considerare meno importante l'opinione dell'altro. E quello che dicevamo prima,
Il partire sul proprio binario di convinzione e pretendere che sia così e punto, si rischia di sovrastare l'altra persona e annichilire quelle che sono le sue idee e le sue opinioni, fino a schiacciarla come persona. Questo è molto pericoloso perché si rischia di intaccare l'autostima della persona e può scaturire emozioni e pensieri negativi, per cui stiamo attenti. 3. Mettersi sulla difensiva. Mi sento ferito, mi hai urtato, mi hai urlato tutto addosso, critichi il mio modo di fare, io quindi cosa faccio? Mi proteggo. Come? Mi allontano, prendo le distanze. Vedete che anche questo comporta una serie di conseguenze che vanno oltre i problemi di coppia. Anche, insomma, problemi di comunicazione, dinamiche che rischiano di diventare molto più profonde e pericolose. Così come anche il pretendere il perdono. Il perdono non si esige, si chiede e per farlo bisogna mettersi nelle condizioni di fare un passo indietro e disinnescare la bomba che rischia di esplodere. Insomma, fare un passo indietro spesso dimostra che al contrario la persona sta avanti. E questo è un bel concetto da prendere e portare con sé. 4. Ultima, molto interessante, l'atteggiamento evasivo. Prima parlavamo di difensiva, di stare sulla difensiva. Sì. Questo invece è evasivo, ovvero il mettere dei muri. Si inizia con l'evitare certi argomenti, si diventa freddi, non si danno risposte certe, ma si tende ad essere accondiscendenti, alimentando il malessere interiore, e piano piano ci si allontana. Quindi non dimentichiamo mai di parlare, ma soprattutto di comunicare, cioè far sapere all'altra persona come sto, come mi sento, come mi fanno sentire determinati atteggiamenti, determinate scelte, e farlo in maniera trasparente, imparando anche a chiedere con decisione. Mi piace questo, mi piace quello, in modo chiaro e direttivo, così da evitare fraintendimenti. Ecco, questi 4 pilastri possono servire per evitare alcune situazioni, migliorando la comunicazione, rendendo il rapporto molto più funzionale. E tutti vorremmo un rapporto funzionale privo di discussioni, anche se, come abbiamo detto, il confronto serve sempre, ma bisogna imparare a farlo in modo da non creare crepe all'interno della coppia. Di fronte a tutto ciò, che ruolo giocano le potenzialità? Cioè, dopo un litigio di solito tendiamo a calmarci e riflettere un po' più sull'accaduto, così da parlarne con più calma dopo. Ma che potenzialità subentrano? Quali invece non intervengono? Allora, se dobbiamo analizzare quali potenzialità emergono in caso di discussione o conflitto, ti direi che la capacità di analisi viene utilizzata, ma a mezzo regime. Nel senso che la utilizziamo, ok? Ma solo per avere una visione parziale della realtà, quella che ci fa, insomma, comodo. Volendo scomodare invece il modello VIA di Martin Seligman, possiamo trovare la mancanza di prospettiva, cioè il non guardare alle cose da un punto di vista obiettivo e lasciarci travolgere dalle emozioni del momento. Troviamo invece un'emozione che è sempre presente, o almeno dovrebbe, che è l'amore, che è la base. Dovrebbe. Perché se c'è ed è vivo, tutto il resto può trovare un equilibrio. Ma se non c'è, allora è tutto inutile. Ma l'amore è la potenzialità principale in un rapporto. Con l'amore si supera ogni cosa, ogni discussione e ogni litigio. Poi troviamo la positività, che ci aiuta a non rimanere solo con il negativo, che è emerso da un confronto, ma ci permette di ampliare la nostra capacità conoscitiva nei confronti dell'altra persona. Ho scoperto che questo non le piace, cosa faccio? Ci resto male e me la prendo, faccio in modo di migliorarla? Ecco, usare la positività rende anche una discussione un motivo per imparare qualcosa dall'altro. E magari anche di noi stessi, perché in fondo si cresce insieme, si sbaglia insieme e si fa pace insieme. Per ultima, la gratitudine. Non dimentichiamoci che lo stato emotivo con cui io mi approccio ad un confronto o anche a una discussione o a un litigio influisce in maniera determinante su come potrà andare a finire. Impariamo ad analizzare il nostro stato emotivo, come ci sentiamo, insomma. Perché noi rappresentiamo il 50% della coppia, ma se già noi partiamo con una certa indole, già prevenuti, già nervosi, come credi che potrà finire la conversazione? Sei sicuro o sicura che otterrai quello che vuoi? Pensi che alla fine avrai ragione? Ti piacerebbe se l'altra persona iniziasse una conversazione con il tuo stesso stato emotivo? Ecco, quindi agire con gratitudine aiuta ad approcciarci meglio ad un confronto, che non significa non far valere le proprie ragioni o sentirci subito dalla parte del torto, o ancora prima di iniziare o non essere assertivi. Assolutamente no, non è questo, ma iniziare a gestire le nostre emozioni per affrontare un confronto in maniera costruttiva,
Poi a volte avremo ragione, altre volte no. È la vita, insomma. Sì. E nella vita a volte si vince, altre volte si impara qualcosa. Esatto. Hai tre skill da darci per vivere al meglio il confronto di coppia? Mi verrebbe da chiederti tre skill per una vita di coppia perfetta, senza dover litigare mai, ma temo che non esista. Purtroppo no. Sì, no. Ma possiamo lavorarci comunque per cambiare alcune abitudini e creare un modo nuovo di approcciarci al confronto. Abbiamo tre proposte chiave che potranno aiutarvi a vivere meglio. Uno, la prima è... Allora, abbiamo detto che la comunicazione gioca un ruolo fondamentale. Sì. Per imparare ovviamente a relazionarci, ed esistono tre elementi fondamentali che non possono mai mancare, che sono il rispetto, l'empatia e l'assertività. Dell'assertività si parla sempre più spesso e della capacità a dire no. Significa esprimere liberamente la mia opinione e lottare per i miei diritti, ovviamente senza mai oltrepassare i limiti o sovrastare la libertà dell'altro. Significa non tenere tutto dentro, ma esternare i propri sentimenti e le proprie emozioni, i propri bisogni. L'empatia insieme al rispetto equivalgono a prendersi cura dei sentimenti dell'altra persona, quindi stando attenti a non ferire mai i sentimenti quando vogliamo dire qualcosa. Seconda proposta, badiamo al contenuto delle nostre argomentazioni, ma stando attenti al modo con cui le poniamo all'altra persona. Quindi evitiamo di essere sospettosi o complottisti, cioè non pensiamo che dietro ad ogni azione ci sia del dolo. Se abbiamo dubbi, chiediamo, non alimentiamo i nostri sospetti con fantasie inutili. Se le spiegazioni non ci soddisfano, andiamo più a fondo, ma senza che diventi un interrogatorio giudiziale. Così come non dobbiamo giocare agli indovinelli. Quante volte ci aspettiamo che l'altro indovini come sto o cosa ha fatto di male se non glielo chiediamo e non lo diciamo? È il famoso che hai? Niente. Ecco, esattamente, proprio questo, no? Se l'altra persona non ha idea di cosa ha sbagliato o di come ti senti, come potrà difendersi? Come potrà comunicare? Quante volte, insomma, capita che una persona sia già nervosa o stanca di suo e per qualche sciocca ragione sbotti contro chi non c'entra niente, usando un pretesto? Succede, e l'altro si trova a dover gestire una situazione emotiva alterata senza avere idea del perché. Quindi evitare di giocare agli indovini né verso di me né verso l'altra persona. Terzo per ultimo, e questo potrebbe essere un esercizio da provare già da subito, cambiare il pronome da cui iniziare a lamentarci di qualcosa, da tu a io. Tutto ciò che decidiamo o valutiamo come motivo di lamentela e discussione inizia con un tu. Tu mi tratti male, tu fai questo, tu mi offendi, tu mi fai arrabbiare. Ma chi si sta arrabbiando dei due? Tu o io? Chi si offende? Quindi impariamo a responsabilizzarci e dire questa emozione la avverto io. E anche se è successo qualcosa per cui io sento il bisogno di un confronto, fare in modo di non puntare subito il dito su di te. Tu hai fatto questo, ma sono io che mi sento arrabbiato. L'emozione è mia, non è tua. E questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza per un'ipotetica discussione, perché consente di non mischiare le emozioni e non colpevolizzare l'altra persona che magari non aveva nessuna intenzione di suscitare in me quell'emozione. Quindi abbatti i muri comunicativi invece di alzarli. Ecco. Più di tutto bisogna ricordare che la coppia è composta da due persone, per cui se prendo uno, l'altro comunque non vince. Cioè se vince uno, l'altro non può vincere. Come se Atena piange, Sparta non ride. Certo, perché da una discussione se ne può uscire migliorati se entrambi vogliono che il confronto sia costruttivo. Se no, uno dei due pretende di aver ragione e si convince di aver vinto, magari ok, hai avuto ragione, ma la coppia non esce rafforzata, anzi, ne esce solo che peggiorata. Considerarsi parte di un team, lottare per la stessa squadra, insomma. Assolutamente, esattamente, proprio questo il concetto. Abbiamo avuto tantissimi spunti e consigli per poter migliorare la nostra comunicazione di coppia, ma ti chiedo lo stesso un esercizio per questa settimana. Cosa ci porti oggi? Oggi cosa vi porto? Beh, sì, abbiamo dato ottimi spunti già in questa puntata. Infatti. Ma abbiamo un ultimo esercizio per ottimizzare il tutto, okay. Non solo nella vita di coppia, ma per qualunque tipo di comunicazione.
L'esercizio consiste nel considerare una diversa prospettiva, quindi ci permetterà di prendere le distanze da un nostro stesso punto di vista e analizzarlo da due diverse posizioni, dove fisicamente andremo a collocarci. Quindi non sarà soltanto un esercizio di visualizzazione, ma ci spingeremo un pochino oltre. Noi lo chiamiamo metaposizione. Metaposizione. Immaginiamo di dover sostenere un'argomentazione riguardo a qualunque cosa. Il tema lo scegliete voi, l'argomento. Quindi andremo a visualizzare il nostro discorso mettendo di fronte a noi una sedia e lateralmente come a formare un triangolo. Metteremo un cuscino per terra, quindi due sedie e un cuscino. Vanno a formare questo triangolo. Okay. Al cui angoli mi sposterò in tutti questi tre angoli durante l'esercizio. Okay. Inizio da sulla prima sedia e faccio il mio discorso, guardando la sedia di fronte come se avessi una persona davanti a me. Uso tutte le mie argomentazioni, dico le mie idee, mi convinco che ciò che sto dicendo sia esattamente ciò che penso e ciò che mi rappresenta. Poi mi alzo e mi siedo sulla sedia di fronte. E qui andrò a sentire il mio discorso ricevendolo come se io fossi il destinatario di quel discorso, facendo molta attenzione a considerare ogni aspetto di quelle argomentazioni, quasi con senso critico o mettendo in dubbio le certezze che emergono da quel discorso. Mamma, mi sembra già così complicato. Sembra, ma beh, no? Se riusciamo a farlo è veramente potente, sì, come esercizio, ve lo garantisco, ok? Quindi siamo sulla seconda sedia e riceviamo il discorso che abbiamo fatto sulla prima sedia. Quindi riceviamo quel discorso. Sì. Cosa andremo ad allenare in questo modo? L'empatia. Ripetiamo e ripetiamo quel discorso fino a convincerci che a farlo sia stata un'altra persona e cerchiamo in tutti i modi di estrapolare le intenzioni iniziali che mi hanno portato a dare quelle spiegazioni e quelle opinioni. Ultimo step, ci sediamo sul cuscino, come se fossimo una terza persona, magari un amico di cui ci fidiamo molto e di cui abbiamo stima. Immaginiamo come questa persona osserverebbe questa conversazione, che idea si farebbe, cosa direbbe, che consiglio potrebbe dare. Sì. Importante, scrivere tutto ciò che emerge dalla seconda sedia, quindi dalla posizione di chi riceve le informazioni e dalla posizione esterna, quella che chiamiamo metaposizione, che sarà un terzo punto di vista. Quindi noteremo che le argomentazioni potranno subire qualche modifica. Magari ci potrà venire in mente che alcune convinzioni si basano su informazioni incomplete o del tutto soggettive. Apriamo la nostra mente ed usciamo da quel binario perfetto su quale viaggiavamo all'inizio. Ecco, sono sicuro che alcune delle vostre certezze potrete metterle in discussione voi stessi. Beh, devo dire che è un esercizio di livello molto alto, sì, ma se fatto con le giuste motivazioni ed il giusto approccio, non solo emotivo ma anche empatico e analitico, può solo che farci capire come spesso siamo troppo radicati alle nostre convinzioni e che a volte è giusto osservare la realtà da diversi punti di vista, in questo caso addirittura da tre punti di vista. Assolutamente. Che dire, tante informazioni, tanti spunti per riflettere che daranno alla vostra vita di coppia un imprint decisamente nuovo. Speriamo utile a rafforzare lo spirito e alimentare la voglia di stare insieme. Io ringrazio Maurizio, come sempre, per la puntata di oggi. Grazie, sempre un piacere. Grazie a te, Roberto. E io vi mando un grosso abbraccio e vi invito, come sempre, a seguirci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram, oltre alla pagina YouTube dove troverete questo podcast. Alla Arrivederci, prossima, ciao. Un abbraccio, ciao. Scopri di più su yep.es/it.